Amici di BC Sport e di qui bcsport.it, siamo con Alberto Contador, sport manager della Evo Cometa Cycling Team. Alberto, come stanno andando i tuoi ragazzi sulle strade della Corsa Rosa? Bene, penso che sta marciando molto bene, no? Alla fine stiamo incluso con Albanese, differente volta, terzo, settimo, noveno. Oggi Mirko è stato incluso e vibrato alla mia camera all'albergo, perché l'hanno trovato a 300 metri dall'arrivo in Cuneo, ha vinto De Mare di nuovo. Ma sono ottimista, penso che puoi fare una bella corsa. Stiamo guardando, come dico, Rosso va con la maglia azzurra, no, della montagna, e penso che arriva ora il nostro buono terreno. Noi non abbiamo un sprinter puro e penso che possiamo fare una bella corsa. A proposito della maglia azzurra di Diego Rosa, secondo te potrà portarla fino a Verona? Vabbè, non è facile, perché alla fine tanti punti, il giro della montagna è iniziato, penso inizia domani con Superga, dopo con Mortirolo, dopo Dolomitas, penso che ancora manca tanto, ma è un obiettivo della squadra, certo. Riguardo Albanese, si è piazzato più volte durante il giro, troverà lo spunto vincente nelle prossime tappe? Aspetto, no? Penso che Vincenzo merita questa vittoria, sta sempre incluso e penso che lui, dopo tanto lavoro, tanto sacrificio, merita questa vittoria. Per quanto riguarda Lorenzo Fortunato invece, il re dello Zoncolan dello scorso anno, ti aspettavi un inizio migliore da lui? Bueno, è giovane, certo che alla fine chissà qualcun giorno ha perso un tempo, ma io sono ottimista, penso che lui tiene possibilità di fare top 10 e anche, perché no, prendere una vittoria d'etapa, certo che non sarà facile, ma vediamo. Riguardo invece gli altri protagonisti, chi ti ha sorpreso in positivo e chi magari è partito un po' sotto l'aspettativa in queste prime due settimane? Bueno, sorpreso in positivo, non tanti, no? Alla fine Landa e Carapaz erano due dei favoriti. Certo che Landa se le guarda forte, vediamo. Se non tiene un giorno malo, in crisi, occhio, puoi poner tutto molto difficile tu Carapaz. Oggi si è fermato Bardet, questo cambia tutto, no? Perché alla fine erano tre corridori che stavano ahí. Ma certo che ancora il giro è lungo, guarderemo Almeida come la sua evoluzione, ma penso che soprattutto è una cosa più di Landa e Carapaz. È una corsa comunque aperta, quindi tu vedi un duello tra Landa e Carapaz per la maglia rosa? Io non posso dire che sta chiusa a questo momento, perché ancora manca tanto e tu ti prendi una fuga che prende 10-15 minuti e sta in difficoltà. Entonces, certo che face to face, penso Carapaz e Landa l'altro giorno a Blockhaus fu più forte, ma il giro è la cosa più difficile per controllare, e anche dove la salita tiene più pendiente, e questo fa che una squadra non può bloccare la corsa, uguale che per esempio al Tour de Francia o alla Vuelta a Spagna. Per concludere il discorso, gli italiani, ti aspettavi qualcosa in più da Giulio Ciccone, subito in crisi nella tappa del suo Blockhaus? Ma io penso che sia giusto con Ciccone. Ciccone ha lavorato incredibile per Juanpe López. Juanpe López e la maglia rosa non è il livello di Ciccone. Ciccone ha lavorato tantissimo per ponere in posizione la maglia rosa, ha guardato che la sua lavore, su professionalità, e penso che già tendrà qualcuna altra opportunità a Ciccone. Grazie ad Alberto Contador e in bocca al lupo alla Evo Cometa per il proseguo del giro. Grazie a voi e un abbraccio forte a tutta l'Italia. Grazie.